Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci di nuovo qui con Final Fantasy VII. Nel video scorso ci siamo imbarcati nella nave cargo della Shinra e abbiamo incontrato Sephiroth sulla nave e poi abbiamo sconfitto Genova. Adesso in questo video dovremo esplorare Costa del Sol, quindi direi che possiamo continuare subito la partita. Prima di entrare nella città però volevo fare un cambio dei personaggi, ma senza cambiare le materie perché ci sono un po' di dialoghi da vedere e preferisco lasciar fuori prima Barrett e Rosso 13, adesso poi capirete perché. Per adesso andiamo con Tifa e Iris. Non ti sei stufato? Non molto. Oh, davvero? Io mi sono stufata. Meglio tornare al lavoro. Sei nel posto giusto, sono la guida turistica di Costa del Sol. Cosa vuoi sapere? Dov'è una locanda? Vediamo, ti consiglio un nuovo locale nelle vicinanze della città. Dove sono i negozi? Se cerchi dei souvenir, ti consiglio da Butch. Invece, un giro turistico della città. Soltanto un attimo, do un'occhiata alla mia guida. Dice: Costa del Sole è la porta per l'Ovest, una vera risorsa del pianeta, con una storia lunga di secoli. Sì, va bene, ma chi se ne importa? Se vuoi divertirti davvero, vai alla spiaggia, è pieno di belle donne. Non ti piacerebbe diventare ricco? Beh, certo. Lo immaginavo. Allora prosegui di là e troverai il Gold Saucer. Per arrivarci vai verso sud, è un posto pieno di casinò e parchi giochi. Ah, se intendi fartela a piedi, sappi che dovrai superare monti e vallate, non sarà un viaggio facile. Ma se sei in vacanza è un'occasione da non perdere. Invece voglio sentire se le voglio dare l'altra risposta. Allora, sì, non ti piacerebbe diventare ricco? Non più di tanto, sentiamo cosa ci dice. Ma stai scherzando, non fare il moralista con me. In ogni caso ti do un consiglio. Dopo la vacanza a Costa del Sol, fermati al Gold Saucer, è un posto davvero eccitante. Per arrivarci vai a sud, è un posto pieno di casinò e parchi giochi. Ah, se intendi... Ah, boh, ci dice di nuovo la stessa cosa. Va bene, allora, andiamo a vedere qua sopra. Allora, prima di parlare con quel tizio, volevo far vedere che cosa c'era qui sotto. Ci sono un po' di cose da raccogliere. Lì c'è un tizio che dorme. Prendiamo prima gli oggetti. E la vela del fuoco, questo dovrebbe essere il Fire Ring. Sì, signore. Oh, quella roba è gratis, la prenda pure se vuole. L'ho già presa. Allora, anzi no, vi faccio vedere dopo. Intanto prendiamo prima questi oggetti. Steroidi, questo dovrebbe essere Power Source. E questa è un'arma per Tifa, Motor Drive. Allora, vediamo subito l'arma per Tifa. Eccola qui, Double, alla crescita delle materie doppie. Magari gliela equipaggiamo. E poi gli accessori. Avevo ottenuto anche il Fire Ring. Questo annulla gli attacchi di fuoco, infatti se il personaggio che ha quest'anello equipaggiato subisce un danno da fuoco, non subirà danni, subirà zero danni, infatti. Questa schiena mi sta uccidendo. Sì, signore, come va? Io sono il manager. Piacere di conoscerla. Beh, mi perdoni, ma sono stanco. Buonanotte. Continua a dormire. Bene, allora direi che possiamo salire di sopra e parlare con quel tizio che stava dormendo pure lui. Che letto morbido, si sta così bene. Ancora 5 minuti.
Oh, mi perdoni, non sapevo fosse qui. Davvero imbarazzante. Prego, dia pure un'occhiata. E così ha davvero intenzione di comprarla? Di che diavolo parli? Scusa, ma cosa vendi? Sei un tipo sveglio, ma con me non attacca. Sto parlando di questa casa. Questa villa era del presidente della Shindra. Solo da poco è sul mercato. Allora ti piace? È bella grande, completamente arredata con questi bei letti soffici e persino una cantina a disposizione. La gente di qui la chiama Villa Shinra. Chiaramente non è che la regaliamo. Perché quanto costa? Che la vuoi comprare e non hai mezzo gili in tasca? Beh, solo a titolo di informazione ti dirò il prezzo. A 300.000 gili è un regalo. Fuori dalla tua portata? Ciao ciao, bello. Siamo su scherzi a parte. Mi sa di sì. E infatti questa è la Villa Shinra che poi potremmo acquistare più avanti perché adesso non abbiamo i gil necessari, infatti costa 300.000 gil. Ma poi la potremmo acquistare. E non preoccupatevi, se poi tornate con i soldi ve la venderà questo tizio. Allora, usciamo fuori e ritorniamo nel porto. Dovrebbero dirci qualcosa in più adesso. Ehi, alla larga, tutti voi, allontanatevi. Fate un solo graffio, un'ammaccatura su questo aereo e io vi spacco la faccia. Un aereo? E che aereo? È un qualcosa che non sarete in grado di capire in tutta la vostra vita. Guardatelo da lontano e sognate. È piuttosto avvenente, vero? Oh, non preoccuparti, non parlavo di te. Parlavo del presidente Rufus, affascinante, ricco, biondo, fa la sua figura persino con il doppio petto. Che non ci dice altro. Invece, questo tizio qua non si può parlare, mi sa no. Dannazione, sto sudando fino nelle mutande. Ops, voi siete i tizi di Avalanche. Svelti, sparite da qui. Questa nave è stata affidata a Heidegger. È un osso duro per entrambi. La nave da trasporto non salperà per un po' di tempo. Ordini di Heidegger. Infatti adesso non possiamo neanche più salire. Rufus mi ha fatto i complimenti. Wow, lavorare a volte è un piacere. Sentiamo invece qua il manager della Shinra che cosa ci dice. Io la lascio questa compagnia. Lo giuro, la lascio sul serio. Heidegger è un vero idiota. E Rufus si dà un sacco di arie. Dio mio, mi sento meglio. Va bene, allora di qua adesso abbiamo visto tutto. Possiamo andare a esplorare il paese. Non ci dice niente. Non si può parlare. Allora, entriamo nel bar. Adesso si va tutti a Gold Saucer. Faremo un mucchio di soldi alle corse dei Cocobo. Poi ce ne andremo a fare un po' di snowboard ad Icicle. Hai capito bene, lo snowboarding è lo sport di quest'anno. Sono davvero stufo del surf. Vuoi un drink? È tutto ok, rilassati. Benvenuto al Bar del Sol, vivrai le notti tropicali. Non lo reggo il caldo. Vuoi ordinare? Mi spiace, è finito. Amo molto questa città. Potresti andare in giro nudo e nessuno ci farebbe caso. Ero certa che saresti entrato. Sono uno, due, quattro gonzi, non male.
Invece con questo qui adesso è importante parlare perché poi adesso ci venderà qualcosa di utile. Dai, per favore, se non compri qualcosa, come la pago la rata del mutuo? Che infatti questo tizio ci vende delle armi, in particolare delle armature, e infatti vende questa armatura qui, il Platinum Bangle, che ha la particolarità di avere due slot a crescita delle materie doppie, quindi guadagneremo il doppio degli AP. Però io per adesso non lo comprerò, poi lo comprerò più avanti perché poi ritorneremo qui. Tra non molto, a dire il vero, quindi per il momento non lo compro. Poi il Carbon Bangle, adesso a questo punto sono in vendita. 4 slots. E poi le Molotov. Magari ne compro giusto una. Giusto per collezionismo. Ci giochiamo qui la nostra mano? Non ora, ricorda, nessun compromesso. Allora, qui adesso come vedete c'è Rosso 13, infatti oltre a lui ci saranno anche altri personaggi, come laggiù c'è Yaffi, perché non li abbiamo messi nel gruppo. Infatti per questo motivo ho messo nel gruppo Tifa e Iris. Infatti adesso poi parleremo con tutti. L'ho visto, un grosso cane che parla. È forte, ma proprio strano. 1, 2, 3, andiamo. Interessante. Non è che lo stia facendo volontariamente. Vedi, questa coda si muove come se fosse indipendente da me. Infatti, poi guardate una piccola chicca segreta, se... Se possiamo calciargli il pallone e si arrabbierà. Questo comunque non pregiudica il punteggio di affinità dei personaggi. E infatti l'abbiamo fatto incavolare. Allora, andiamo adesso a parlare con questo mercante qui. Siamo proprio fortunati che questa bellezza lavori per noi part-time. Ah, Cloud, fammi fare un po' di soldi, eh. Vendo della materia, perché non te ne compri un po'? E infatti adesso Yaffi ci venderà le materie, sono tutte materie che abbiamo già. Però vende per esempio Revive che era disponibile a Janon, era una delle ultime che avevamo acquistato. Questo è il negozio degli oggetti. Che ne dici di un ago dorato in ricordo di questo magnifico viaggio? È una specialità di Costa del Sol. Infatti adesso è importante acquistare qualche ago dorato, appunto, soft, perché poi ci saranno, incontreremo dei nemici che ci causeranno lo status alterato pietra, medusa. Ne compro magari una decina. Preferisco stare tranquillo. Poi andiamo qui in questo locale e qui c'è Johnny, non lo incontravamo da Midgar. Ma cos'hai? Ehi, sei proprio tu. Eravamo in Soldier insieme ed ancora prima amici d'infanzia, tu eri un vero playboy. Ed un maledetto assassino. Perché non ricordo il tuo nome? Ma chi sei tu? È normale, è passato molto tempo, non ti ricordi proprio? Beh, pazienza, vorrà dire che faremo finta di non conoscerci. Ho iniziato una nuova vita. Sono successe un sacco di cose, beh, basta lamentarsi ora, non sai come invidio la tua vita sotto le stelle. Sono molto spiacente, ma ha avuto molte disavventure e ora è andato in depressione. Adesso smamma. Io sto bene così, perciò esci dalla mia vita. C'è qui, questa non ci dice niente. E qua per il momento non possiamo fare nulla.
Poi qui c'era quindi rosso 13, Yaffi, e qui dentro incontreremo invece Barrett. Ma che bussi, occupato, capito? E si incavola pure. Parliamo qua con il tizio. Mi sento uno schifo. Oh, sei tu. Dove te ne sei andato con quel marinaio enorme? Ma io, se non mi sbaglio, gli possiamo dare tutte e due le risposte. Non so di cosa stai parlando. Di che parli? Sentimi bene. Un marinaio enorme si è precipitato qua dentro e si è chiuso nel bagno. Se ne sta là dentro a lamentarsi. Non so proprio cosa fare. Ah, se vai a dare un'occhiata potresti anche pagare il suo conto? Ehi, Cloud, è ancora presto, vero? Che facciamo, una notte? 200 gil per notte. No, adesso è importante infatti non dormire nella locanda, perché poi ci perderemo dei dialoghi interessanti nella spiaggia, quindi dite di no. Ho cambiato idea. Sei sicuro? Torna a trovarci. Invece sentiamo cosa ci dice se gli diamo l'altra risposta. Ti sbagli, non ero io. Io? No. Non eri tu. Accidenti, quel tizio ha usato il nostro bagno. E non ha nemmeno pagato il conto. Ah, se vai a dare un'occhiata potresti anche pagare il suo conto. Ehi, Cloud, è ancora presto, vero? Vabbè, ci dice di nuovo la stessa cosa. Ora direi che di qua abbiamo finito. Ma smettila, è evidente che è un tuo amico, pallonaro. Beh, facciamo una notte. Ho cambiato idea. Sei sicuro? Torna a trovarci. Va bene, allora di qua quindi c'era Barrett. E adesso però vado di nuovo a cambiare il gruppo e rimetto Barrett in rosso 13. Adesso possiamo andare nella spiaggia. Infatti, come vedete, qui è sparito rosso 13 e anche qui nella locanda non c'è più Barrett. Forse ci dice anche una cosa diversa qua il locandiere. Accidenti, maledizione. Ehi, tu, sei l'amico di quella ragazza? È venuta qui a cercarti poco tempo fa, sarà meglio che le parli. Allora, cosa intendi fare? Fai finta di niente e vai a dormire? No, non dormiamo. Va bene, non preoccuparti, torna pure a trovarci. Ah, se non mi blocca, però, direi che posso andare in spiaggia. Magari facciamo così, no. Accidenti. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Allora, andiamo in spiaggia. Infatti qui ci sono Tifa e Iris. Oh, Cloud! Guarda, proprio là! La ragazza in bikini? Diamogli questa risposta. Beh, mica male. Ma che cosa stai guardando? Quello là, non lo vedi? È Ojo della Shinra. È una buona occasione per potergli chiedere qualcosa. Come si incavola. Dai, vai a parlare. Ho un brutto presentimento. Se ne vanno sempre i meglio. E quelle due laggiù? Quella a sinistra è mia. Beh, vorrà dire che dovrò accontentarmi dell'altra. Cosa ci dice? Ah, boh, non lo dicono le stesse cose.
E qui c'è Ojo. Parliamo prima con queste ragazze. Cielo, ma cosa vuoi? Voglio parlargli. Ma chi ti credi di essere? Professor Ojo? Quest'uomo orribile vorrebbe parlare con lei. Sono occupato ora. Ma, peccato. Ma certo, come non notarti? Era molto tempo, Cloud. Ojo. A volte bisogna pur prendersi una pausa nella vita. Ma che ci fai qui? Mi sembra ovvio, prendo il sole. Rispondi. Penso che abbiamo lo stesso obiettivo. Vuoi dire Sephiroth? Lo hai visto? Capisco. Cosa c'è? Niente, mi è appena venuta in mente una certa ipotesi. Non hai mai avuto la sensazione che qualcuno ti chiamasse? O che dovessi andare in qualche luogo? Io andrò ovunque si trovi Sephiroth. Lo fermerò e la storia sarà finita. Capisco, potrebbe essere interessante. Eri nella Soldier, vero? Vuoi diventare la mia cavia? Cosa vuoi fare? Non mi dire che sguainerai la spada. Fermati, Cloud. E se la ride. Dì, tu non sei l'antico? Io sono Iris. Il minimo che puoi fare è ricordarti il mio nome. Voglio che tu mi dica una cosa, professor Ojo. So di essere un antico. Me lo disse mia madre. Tua madre? Oh, intendi Ifalna. Come sta? Non lo sai? È morta. Capisco. Professor Ojo? Genova è un antico e anche Sephiroth lo è. Abbiamo tutti lo stesso sangue? Verso ovest. Sta parlottando a bassa voce. Sicuramente ci nasconde qualcosa. Ehi, rispondi. Niente da fare, andiamo. E poi loro due se ne vanno. E adesso potremo parlare di nuovo con Ojo. Sono contenta di essere la cavia del professor Ojo. Vi dico io cosa ha detto il professor Ojo. Andate a ovest, oltre Monte Corel. Avete capito? Meno male, io non ci ho capito niente. Infatti poi è la nostra prossima tappa. Non si toglie mai il suo camice, nemmeno con questo caldo. Deve essere simbolo dell'intellettuale. E poi non ci dice più nient'altro. Ah, parliamo con questo. Aiuto! Aria, aria, ti ho lasciato a bocca aperta, vero? Se vai verso Monte Corel, ti conviene comprare un ago dorato. È meglio averlo, lo dicono tutti, lo sapevi? Sii preparato e non avrai mai paura. Non sono uno scemo, non conto mai i miei polli prima che le uova si aprano, chiaro, eh? Va bene, allora adesso possiamo tornare nella città. Adesso qui incontreremo Tifa e poi Iris. Infatti Tifa è qui. Ma certo, me lo ricordo anch'io. Sta parlando con Johnny. Sì, sì, e ti ricordi quella volta quando... Sentiamo un po' cosa hanno da dire. Oh, basta, ti prego, davvero. Già, è quell'altra volta che... Sì, sì, vero, no, ma mi sa che sono tutti discorsi così, possiamo anche entrare, mi sa. Ma certo me lo ricordo anch'io. Cloud, ti dispiacerebbe lasciarci da soli per oggi?
Non ci vediamo da un sacco di tempo e qualche volta fa piacere ricordare insieme i vecchi tempi. Amico, non ti innervosire però. Cercherò di non fare troppo tardi, perciò non preoccuparti troppo. Preoccuparmi? E chi si preoccupa? Sì, sì, certo. C'è un po' di gelosia nell'aria. Va bene. Ricordati che domattina si parte presto. Ok, capito. Va bene, allora, lasciamoli stare e direi che possiamo andare nella locanda. Qui infatti potremo incontrare Iris. Infatti qua non c'è più Barrett e adesso c'è Iris. Non capisco tutta questa stanchezza. Ci sono così tante cose che non mi spiego. Sono un po' agitata. Claude, cosa ne pensi di me? Forse possiamo darle tutte e due le risposte. Non saprei. Non ci capisco più niente. Hai ragione. Anch'io non mi capisco a volte. Mi chiedo quale parte di me è un antico. E come dovrebbe essere poi un antico? È strano, vero? Non riesco proprio a capire. Forse sto solo perdendo tempo. Tu pensi che esista una risposta? È tutto così, così complicato. Voglio dormire un po'. E adesso direi che infatti possiamo dormire anche noi. Così mandiamo avanti, diciamo, la storia. Benvenuto, vuole restare? Sono 200 gil a notte. Restiamo. Mi sembra un po' stanco. Per domani qui a Costa del Sol si prevede tempo, ancora soleggiato. Cullato dalle onde dell'oceano, sogni d'oro. Buongiorno, fai buon viaggio. I tuoi amici sono partiti. Ops, che sfortuna. Volevo dire, sono già usciti. Va bene, allora, di qua abbiamo fatto tutto e vado solo a vedere in spiaggia perché adesso, infatti come vedete qui sono partiti via tutti e anche Yaffi se n'è andata. E anzi, andiamo prima a vedere che qui c'erano Tifa e Johnny. Tifa mi ha promesso che andrà tutto bene. Parliamo con questo commerciante. Non me ne parlare, l'avevamo appena assunta part time. Se l'è squagliata con i soldi e la materia. Credo che ogni storia che sembra troppo bella per essere vera di solito non lo è. Beh, dai pure un'occhiata in giro e sappi che non sono solo rimanenze. Gli ha fregato i soldi e le materie. Comunque vende le stesse materie di prima. No, in realtà non volevo parlare con te. Ah boh, ridicono le stesse cose. Allora no, andiamo in spiaggia adesso. Perché infatti adesso anche Ojo se n'è andato. Infatti è importante questa cosa qui perché se voi dormite poi Ojo se ne va. E se lo fate prima di parlarci non ci sarà nessun dialogo con Ojo. Per questo vi consiglio di dormire dopo aver parlato con Ojo. Ehi, lasciami stare. Mi fai affogare. Ma certo, mi era passato di mente. C'era una cosa che dovevo assolutamente dirti. Proprio così, ascoltami bene. È successo proprio ieri, un uomo con un mantello nero che veniva dall'oceano. Pensavo volesse andare a Gold Saucer. No, non era proprio così. Che sia stata tutta un'illusione?
Ehi, è venuto il presidente Rufus qui, ieri. Era il ragazzino del presidente. Noi lo chiamavamo il presidentino. Non era molto diverso dagli altri surfisti della spiaggia. Ehi, e a me non mi dici niente? No. Invece questa qui. Il professor Ojo, dove? È come se avesse scoperto qualcosa, qualcosa di molto importante. Sai, mi chiedevo, e se fosse andata a ovest verso Monte Corel? Mi sento un po' triste. Il professor Ojo sembra felice come un bambino quando scopre qualcosa. Sai, fa questo grande sorriso. Penso che dovremmo seguirlo, una vacanza per due da Monte Corel al Gold Saucer. Va bene, allora direi che... qui a... nella spiaggia abbiamo fatto tutto e possiamo uscire dalla città. Poi comunque ci ritorneremo perché volevo acquistare appunto qui nel bar da quel tizio le armature con la crescita delle materie doppie. Questa ci dice qualcosa di nuovo? No, forse no. Va bene, allora usciamo. Facciamo un salvataggio e... sì, tanto le materie erano già a posto, non c'è bisogno di cambiarle. Perché infatti adesso dovremo dirigerci verso Monte Corel, che è di qua. E laggiù si vede già il Gold Saucer, e poi è un posto che esploreremo tra non molto. Quindi poi ci ritorneremo. Ah, vediamo subito la nuova materia invocazione Ifrit. Niente male. E questo era un nemico particolare, adesso l'abbiamo sconfitto, altrimenti poi si sdoppiava, era tipo una matriosca che aveva più pezzi all'interno. Adesso per Monte Corel dobbiamo andare di qua e c'è il sentiero e dobbiamo seguirlo. Semplicemente qua, se non mi sbaglio, non ci sono neanche gli incontri casuali su questo percorso. Magari vi faccio vedere che si sdoppia qua questo nemico. Non ha nulla da rubare. E infatti poi vedete si sdoppia e... però se non mi sbaglio, se sconfiggiamo quello principale dovrebbero sparire tutti. Sì. Va bene, allora io direi che ci possiamo fermare qui. Qua c'è l'entrata per Monte Corel. Adesso direi di fare un salvataggio. E poi nel prossimo video esploreremo il Monte Corel. Va bene, allora, io vi ringrazio a tutti per aver seguito questo video, spero che vi sia piaciuto, e vi do appuntamento con il prossimo episodio di Final Fantasy VII. Alla prossima! Ciao a tutti!